Ragazzi, mi riconoscete? Sono la poca pasticciona e sì, mi sono trasferita nella nuova location. Questa è la nuova, il nuovo cucinotto e parte della nuova casa e di là la cucina con il divisorio, la porta scorrevole. Ho pensato a un primo piatto, semplice, gustoso, che in 10 minuti si fa. Allora, panna pancetta, che è il piatto preferito del mio maritino. Besciamella, 500 ml, 200 g di pancetta per 4 persone, formaggio quanto basta, a gusto, piacere, panna, 400 g. E cipolla, lo so, la besciamella dovevo farla io e per la prossima volta ve la insegnerò. Allora, iniziamo dalla cipolla. Una volta tagliata la cipolla, bisognerà prendere due padelle. Ed eccoci qui, magicamente trasportati nel reparto cucina. Allora, due padelle perché? Vi chiederete. Due padelle perché? In uno faremo friggere a parte i cubetti di pancetta rosolandoli con la cipolla. E nell'altro il resto. Adesso tanto lo vedrete. Non fateci caso, siamo anche smemorati, ci vuole l'olio. Allora, pancetta tutta, 200 grammi. Cipolla, una. E soffrittino. E olio. Anzi, viene solo più gustoso. Olio buono. Non è olio extravergine di oliva questo. E si aspetta che rosoli. Ah, naturalmente, per chi piace, può aggiungerci anche l'aglio. E nel frattempo, mentre rosola la pancetta, fa bollire l'acqua per la pasta. Chi piace aggiungere il pepe bianco? Pochino, l'avete visto? Nel frattempo ho messo a bollire l'acqua e in questa padella qui aggiungeremo la panna tranquilli ragazzi e la besciamella. Che se uno ha tempo può anche farla a mano. Adesso abbiamo fatto cuocere quasi la pancetta e messo panna e besciamella, ricapitolando. Questo va tutto poi insieme, quindi con un altro po' di pepe. Allora aggiungiamo un po' di pepe bianco sempre. Poi se ce l'avete anche quell'altro uguale. Che mi faccio aiutare oggi. Lo vedete poco, mi sa, perché ha poco colore, ma vi assicuro che c'è un gusto magnifico. Spegni pure il gas, ormai. Questo va insieme a questo.
Sentite l'odore? Quando inventeranno la telecamera per con l'odore. Da qualche anno, mi fa di sì. Allora, che visto che abbiamo finito questa, si mette. Si accende di nuovo. Qui mio marito mi ha aiutato un po' a girare perché abbiamo ancora la bombola a gas, da qualche giorno si cambierà. Allora, aggiungiamo il sale, quanto basta, a piacere, anche perché quanto... a noi piace così. E metto anche un po' di sale qui intanto. Quando bolle, mettiamo un po' di sale qui. Questa è pronta, ragazzi. Com'è l'odore, amore? Divino. Ah, e poi ho avuto la prova che è piaciuto perché ho invitato un amico a cena e se l'è mangiato due volte. E poi è una cosa che si può trovare, che uno tiene quelle due cose nel frigo quando arriva un ospite e non si sa che cosa fare, questo è l'ideale. Perché anche perché riempie. Allora, siamo arrivati a questo punto, l'acqua bolle, si butta la pasta. Allora, si riscalda ancora un po' il sughino, che adesso è un po' che è passato un po' di tempo, quindi bisogna riscaldarlo un po'. Ed ecco qua. Il pranzo è servito per 4 persone e un po' di parmigiano. Che dite, vi aggrada? Vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial. A presto! A sto giro però il prossimo mese sarò di nuovo a fare i dolcini nel forno. Ciao, magari natalizi.